Bentrovati amici e amiche mie in questa nuova top 10 del vostro Dottor Vendetta di fiducia. Come promesso nel video di qualche settimana fa, se avessimo raggiunto i 10.000 mi piace, avrei portato una seconda puntata sugli anime e i cartoni animati non adatti ai più piccoli. E così ho fatto! Voi continuate a commentare, consigliandomi altri anime o cartoon che reputate non adatti ai bambini. E soprattutto lasciate un bel mi piace, dobbiamo arrivare ancora a 10.000. Detto questo, non mi resta che lasciarvi alla top. Buona visione! Numero 10, Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist è un capolavoro. Un capolavoro fatto e finito. Ma come dimenticare la puntata della chimera? O lo stesso sacrificio di sangue di Alphonse ed Elric all'inizio della serie animata? Anche in questo caso, come in molti altri, ci troviamo davanti ad un anime che viene visto anche da bambini, ma che, a mio parere, non è per niente destinato a loro. Full Metal Alchemist è una ricetta perfetta, piena di ingredienti unici: alchimia, guerra, politica, amore e sofferenza. Un must per gli amanti dei cartoni animati giapponesi. Ve ne consiglio caldamente la visione, ma occhio agli homunculus. Potrebbero farvi venire qualche incubo notturno se siete delle persone suscettibili. Numero 9, Attack on Titan. E ora un anime spettacolare, ma santi numi, sicuramente non per bambini. Ok, è uno shonen horror drammatico e politico. È palese che non sia per bambini. Peccato che ormai tutti conoscono le avventure di Eren e dei giganti fuori dalle mura. Questo, ragazzi, è un chiaro esempio di come un cartoon o un anime creato per un pubblico maturo poi finisca comunque per essere visto da chiunque. Più di una scena è riuscita a scioccarmi in Attack on Titan. Ma questo è un bene, deve scioccare. È nato per questo, ma di sicuro vedere un essere gigante e mostruoso, senza vestiti, che inghiotte un ragazzino, non deve essere una bella esperienza per un bimbo, non credete? Nonostante tutto, farei vedere l'attacco dei giganti a mio figlio del futuro, ma non prima dei 10 anni. E soprattutto tassativamente in mia presenza. Questa è la mia idea, non è detto che sia giusta o sbagliata. Numero 8, Blinkberry. Ragazzi, non conoscevo questo cartoon finché non me lo avete scritto in tipo 100.000 nei commenti. Ho visto la prima puntata e devo dire che sono rimasto spiacevolmente colpito dall'enorme quantità di scene esplicite sul sesso, sul razzismo e su altri mille tabù della nostra società. Ovviamente non è assolutamente per bambini, ma se devo dirla tutta, non credo nemmeno che sia destinato agli adolescenti. Ammiro però la voglia dei creatori della serie di andare oltre il limite consentito. Brickleberry mostra il lato più oscuro della società, quello più animalesco, che tutti cercano di nascondere e di sotterrare sotto a delle maschere. È per questo motivo che non mi sento di bocciare la serie animata. E voi che ne pensate? Numero 7, Happy Tree Friends. Porca miseria, giuro solennemente che la prima volta che vidi questo cartone animato pensai: ecco qui, la solita cagatina per bambini di 5 anni. Ma perché lo fanno alle 23 di sera? 5 minuti dopo dovetti ricredermi e rimasi a bocca aperta. Questi animaletti che sembrano peluche non sono dei teneri coniglietti indifesi in cerca di amore. Sono dei fottuti serial killer psicopatici. No ragazzi, datemi retta. Non guardate Happy Tree Friends dopo mangiato o prima di andare a dormire. È qualcosa di disturbante. Io vi ho avvertiti, Numero 6, Mr. Pickles. Ciarini, mi stupite sempre di più. Nei commenti dello scorso video, oltre a Brickleberry, mi avete detto di guardare Mr. Pickles o Pickles. E io da bravo scemo vi ho dato retta. Il cartone animato più crudele che abbia mai visto, mascherato da una vena comica. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una famiglia che possiede un cane un po' particolare. Un cane satanico che ama uccidere le persone e abusare sessualmente di qualunque
essere vivente. My Little God! Dire che sono rimasto sconvolto e stranamente divertito dopo aver visto l'episodio pilota è riduttivo. Voi non seguite il mio esempio e lasciate perdere. Sicuramente è destinato ad un pubblico più che adulto. Ora scusatemi, ma la seconda puntata mi aspetta. Stranamente mi ha incuriosito. Numero 5, GTO. Ora vi sconvolgerò. Non ho mai visto GTO, ovvero Great Teacher Onizuka. Ma dato che ne ho sempre sentito parlare e che praticamente è una leggenda del mondo degli anime, sono andato ad informarmi sul suo conto. Le tematiche trattate in GTO sono davvero utili per tutti, incentrate soprattutto sul mondo scolastico e sui problemi ad esso legati. Bullismo, professori incompetenti, una vena di sesso e qualsiasi altro dilemma che attanaglia gli studenti. Non è adatto ai bambini per il semplice motivo che non capirebbero molte delle cose descritte nell'anime, ma con la presenza di un adulto che sia in grado di spiegare le varie vicende, direi che ci potrebbe stare. Anche per i bimbis. Niente splatter e niente horror in GTO, solo una gran dose di insegnamenti. Numero 4, Tokyo Ghoul. Devo essere sincero, a me è piaciuto un fottio, soprattutto la prima stagione, ma senza dubbio non è un'opera destinata ai più piccoli. Madok, come sei scontato? È ovvio che non lo è. Parliamo di esseri umani cannibali che si fanno chiamare Ghoul e che uccidono senza pietà anche i bambini. No ragazzi, attenzione, perché non è così ovvio come credete. Il pubblico di Tokyo Ghoul è composto anche da minori di 14 anni. Internet ha aperto le porte a tutti e chiunque può vedersi tranquillamente un pornazzo senza troppe limitazioni. Questo video serve per farvi capire che non sono questi cartoni animati o questi anime da incolpare per i temi che trattano. Loro sono nati per essere visti dagli adulti e dagli adolescenti. Semplicemente ci vorrebbe un controllo maggiore da parte dei genitori, perché cazzo, parliamoci chiaro, Tokyo Ghoul sconvolge di brutto la mente non abituata al peggio. La scena della scolopendra e di Kaneki mi ha fatto star male, Numero 3, Yu-Gi-Oh! Come ho già detto svariate volte, sia nel video sulle censure che nell'ultimo Creepy Cartoon Show, Yu-Gi-Oh! Non è assolutamente un'opera concepita per dei bambini. Quello che abbiamo visto sulla nostra TV è una versione ultra censurata, che non ha nulla a che fare con la versione originale. Yu-Gi-Oh! Tratta tematiche importanti come la morte e la perdizione. È pesante, troppo pesante per un bambino sotto ai 14 anni, e trovo davvero deplorevole che gli americani abbiano voluto comunque spacciarlo ai telespettatori con il solo scopo di vendere le carte e di far fruttare il tutto al massimo. In ogni caso, non mi dilungo troppo. Ormai sapete bene cos'è veramente Yu-Gi-Oh! Numero 2, Mirai Nikki. Un dio del tempo ha donato a 11 persone un diario speciale, in grado di prevedere il futuro. Tra queste 11 persone c'è Yuki Tero, un ragazzo asociale e con problemi a relazionarsi con gli altri. E Yuno, una sua compagna di classe innamorata follemente di lui. Senza fare spoiler, sarà proprio Yuno che vi sconvolgerà di più l'esistenza. All'apparenza una ragazza gentile ed educata, che però sa trasformarsi in uno spietato e sadico killer senza pietà. Inoltre, i possessori dei diari dovranno per forza uccidersi a vicenda, per ordine del dio del tempo. Beh, direi che a questo punto è evidente il perché quest'opera non sia adatta ai più piccoli. Ed essendo uno shonen, è ovvio che non lo sia. Ma vi ricordo anche che Dragon Ball e One Piece sono anch'essi degli shonen. Quindi bisogna fare un po' di attenzione. E per finire, numero 1, Berserk. Oddio, un capolavoro, una leggenda! Berserk ha sfondato la parete del mio cuore e attraverso Gatsu e Griffith mi ha lasciato delle emozioni indelebili. Purtroppo il suo creatore pubblica tipo un capitolo ogni 6 mesi e questo mi ha fatto passare la voglia di continuarlo. Ma vi assicuro che esistono 3 film animati che raccontano le vicende di Berserk e di cui, una volta visti, li metterete nella Hall of Fame dei
vostri cartoni animati preferiti. Ma perché quest'opera rientra in questa classifica? Più crudele di Kenshiro, più disturbante di qualunque altro anime io abbia mai visto, più intelligente e coinvolgente di qualsiasi cartoon animato americano. Questo è Berserk. C'è addirittura una scena di stupro ad un certo punto della trama, e non vi dico quanto questo mi abbia colpito. Non potrò mai dimenticare la rabbia e il dolore che provai nel guardarla. E alla fine, penso che una qualsiasi opera d'arte, che sia un fumetto, un film o un libro, debba fare proprio questo: emozionarti. Emozionarti a tal punto da rimanere impressa indelebilmente nella tua anima. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare il mi piace e di passare da tutti i miei social. Trovi tutto quello che ti serve in descrizione o nelle schede. Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo incredibile video!